20 anni fa Fantozzi fu assunto nella megaditta con la qualifica di spugnetta per francobolli. Riuscì nell'impresa perché all'esame attitudinale, dietro soffiata di un capo usciere corrotto, rispose così a due strane domande del presidente della commissione. Le piace il cinema espressionista tedesco? Io, è il grande amore della mia vita. E voglio in questa sede ricordare i grandi maestri Murnau e Robert Wiene, di cui tutti noi non possiamo fare a meno dell'irrinunciabile capolavoro Das Kabinett del dottor Caligari. Caligari! E chi è? David Graft! Graft! Non sento. Graft! Griffith è il padre del cinema americano. Io lo adoro, è come se fosse mio padre, sa, dottor. Bene, giovanotto! Lei è dei nostri. Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore. Uomo di Arran di Flaherty, 9 tempi. Ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale. Scusi, che danno stasera? La corazzata Kotionkin. La corazzata. Bene. Vadi. Bene. Allora, la corazzata. Coraggio. Ugo, svegliati. L'ho beccato, Fantozzi. Lei dorme. No, professore, è un malore improvviso. No, signora, dorme come una merdaccia. Si alza. Già le 7, la sveglia. Caffè, giornali, la posta. Buongiorno, professore. È già finito? No, le piacerebbe, merdaccia. No. Invece ci sono ancora 3 pari. Oh, bene, 3 pari. Sì, lei le vedrà in ginocchio. In ginocchio, meglio. Sì. In ginocchio, vedo. Non qui. Venga, mi segua. È una merdaccia, ha proprio trovato il termine giusto, è una merdaccia. Ecco, sui ceci. E vediamo se riesce a dormire anche qui. Da 20 anni Fantozzi subiva orrende umiliazioni pubbliche, durante e dopo le proiezioni, quando Riccardelli apriva il dibattito sul film. Ed ora, come sempre, vi invito ad esprimere il vostro giudizio estetico. È un grande film. Chiedo la parola. Dica, lei. Ma è un capolavoro. L'occhio della madre. La carrozzella col bambino. Lei, Filini, quando vedo quei dettagli degli stivali, io vado in estasi. Dica,
Questa sera il montaggio analogico mi ha completamente sconvolto. Anch'io, anch'io. E gli stivali dei soldati. E soprattutto la carrozzella. Sì, sì, è vero. Dica. La carrozzella del povero bambino. Che precipita per l'età. Professore, non si potrebbe rivedere da capo. Magari, amico mio, ma allora. E lei, fantocci, apre bocca solo per sbadigliare? Lei non ha niente da dire? Che cosa ha da dire? Mio marito, il regionier Fantozzi, non ha parole. No, signora Fantocci, suo marito è una merdaccia. È vero o no? Sì. Sabato 18 alle ore 20 e 25, in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Stiamo per collegarci con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Ugo, guardala, non sembra un angelo. No, sì, sì. Sì, va bene, adesso lasciatemi in pace, Non voglio sentire volare una mosca, Pina! Il Pepe, il sì, Pepe! Sì. Ehi, Pina, mi raccomando, Tocca il telefono! Tra pochi istanti ci collegheremo con Wembley per trasmettere in Eurovisione la telecronaca diretta dell'incontro di calcio Italia-Inghilterra, valevole per la Coppa del Mondo. Pronto? Ah, lei, ragionier Filini! Ah, Filini! Io sono già in trincea, le do la perfida al fiore e 10 caffè contro uno! Italia! Italia! Ha sentito? Come? Va bene, ragioniere. Obbediamo. Siete collegati, gentili telespettatori, con lo stadio di Wembley, in Londra, colmo di 120.000 spettatori. Le squadre si schierano al centro del campo per ascoltare gli inni nazionali. Ugo. Credo che non potrai vedere la tua partita questa sera. Come? Dobbiamo uscire. Chi? Il dottor Riccardelli. No. Mi ha detto il ragionier Filini che dobbiamo andare immediatamente a vedere un film cecoslovacco. No! Ma con sottotitoli in tedesco. No. Ugo! No. Ughino, non fare così. E siamo arrivati al grande momento. Italia e Inghilterra si giocano in questa storica partita la qualificazione al girone finale della Coppa del Mondo. Consultazione di cronometri. Fischio dell'arbitro. Per calcio d'inizio. Mi scusi. Partiti. Palla da Capello a Pulici, ad Antonioni. Parte Antonioni sulla sinistra. Tunnel al terzino inglese. Tunnel ancora. Colpo di tacco che lancia Rocca sulla destra. Volata di Rocca. Centro. Hai visto? Volata miracolosa del portiere inglese. Rimessa dal fondo. Palla controllata da Benetti che lancia Pulici sulla sinistra. Scatto formidabile. Cannonata di Pulici che sfiora il palo. La palla è ora controllata a tre quarti di campo da Bellugi. Da Bellugi a Capello in funzione di ala destra. Saltato il mediano inglese McKinley che cerca di morderlo al limite dell'area. Tiro. Nuca del terzino inglese, tibia di Capello, nuca ancora, mischia paurosa, naso, nuca, tibia, nuca, orecchio, entra Pulici, fuori di un soffio. Scusate l'emozione, amici che state comodamente seduti davanti ai teleschermi, nessuno escluso, ma sono 170 anni che non vedevo una partenza così folgorante degli azzurri. La palla è ora a Tardelli, scatto di Tardelli, saltato il mediano McKinley che cerca di abbattere con un martello. A Savoldi, tiro. Nuca di McKinley, tibia di Savoldi, naso di Antonioni, nuca del portiere inglese, naso di McKinley, tibia di Benetti, nuca, naso. Invece gestione il palo, la palla è ora. E orientamela! Ecco! Ughino, scusami, per l'amor di Dio. Non si sentiva. Tiro pauroso, palo! 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 Ma Ugo, dove vai? Papà. Si ripartono ancora una volta, si avvicinano all'area di rigore inglese. Arrembaggio degli azzurri, salto di Antonioni che quasi si arrampica sulla schiena di McKinley. Scusi, chi ha fatto palo? Colpito da McKinley, regola del vantaggio, schienata paurosa del portiere inglese. I 120.000 di Wembley e voi milioni di fortunati che nessuna forza al mondo potrebbe strappare dai teleschermi, potete rendervi conto che l'Italia di questa sera fa impallidire anche il ricordo di quella dei leggendari tempi supplementari di Italia, Germania e Messico.
Niente? Bene. Cravatta? Guarda che si sa ancora. Taschino. Perfetto. Ah, oh, bravo, prego. La bocca? Incinta di 9 pollici, complimenti. Hai visto? Che figura. Con vivo rammarico devo comunicarvi che per un imprevedibile disguido la copia dell'annunciato film cecoslovacco non è giunta in tempo e quindi la proiezione non potrà avvenire. Via! Dove andate? Fermi tutti! In sostituzione verrà proiettato l'immortale capolavoro del maestro Sergei M. Einstein, la corazzata Potëmkin. Stasera noto una tensione più vibrante. Si interessano, scambiano commenti. Sì, sì, partecipano, professore. Non si scambiavano commenti. Nel buio della sala correvano voci incontrollate e pazzesche. Si diceva che l'Italia stava vincendo per 20-0 e che aveva segnato anche Zoff di testa su calcio d'angolo. Allora, apriamo il nostro solito dibattito. Chi vuol parlare? Lei, Filini? Calboni? Scusi? Posso dire una parola io? Ah, la nostra merdaccia! Venga, venga, Fantocci, si accomodi. Finalmente ha trovato le parole. Chissà quale profondo giudizio estetico avrà maturato in tutti questi anni. Dica, dica. Allora? Per me, la corazzata Potëmkin è una cagata pazzesca! Due minuti di applausi! Hai capito? Eh? Merdaccia! Chi è? Chi è? Brucia! Ecco gli stivali dei soldati! Per prima cosa distrussero per sempre la maledetta copia personale della maledetta corazzata Potëmkin. Lasciatelo qui noi! Sui ceci, sui ceci! Guarda! Il tuo occhio della madre! La carrozzella col bambino! Ecco il tuo montaggio analogico! Halt! Un momento! Ed ora, le proiezioni! Guidobaldo Maria Ricardelli fu costretto per 2 giorni e 2 notti consecutive a visionare ininterrottamente a rotazione. Giovannona coscia lunga, l'esorciccio e la polizia si incazza. Vuole un caffè? Un po' di caffè. Ecco. E stai su, verdaccia! Ughino, un cafferino. No, no, no. Bravo, che eroe, Fantozzi. Fino a che all'alba del terzo giorno la polizia si incazzò davvero. Non avete scampo! Si
Siete circondati! Arrendetevi! Mai! Mai! Fantozzi, sono il direttore dei direttori! Le consiglio di rilasciare immediatamente l'ostaggio e di dare ordine di resa senza condizioni! Mai non ci avrete! Mai, capito? Mai non ci... Forse... Basta! Per compensare in parte il professor Riccardelli della perdita irreparabile della sua preziosissima pellicola, gli ammutinati furono condannati a una punizione orrenda da girone dantesco. Dovevano far rivivere almeno la sequenza principale del capolavoro distrutto, tutti i sabati pomeriggio, fino all'età pensionabile. Possiamo cominciare! Muoia, Filini! Ah! Oh, sì, ma scherzo! Dimenticherei! Giù il giovinetto! L'occhio della madre! Via la carrozzella! Mi raccomando, spinghi piano. Sì, ragioniere. Perché sì. Oggi è già la quarta volta. Oddio, oh mamma, oh mamma, oddio. Bravo, Fantocci. Poi lei è così pienotto, paffuto come un lattante. Stia tranquillo, nessuno le toglierà mai questa parte. Lei ha proprio le physique du rôle. Adesso ne facciamo un'altra. Una? Sì, sì, un'altra. Vabbè. Ne facciamo un'altra? Sì, un'altra. Bene, ha visto il montaggio analogico? Quasi meglio di quello del maestro. Ricominciamo, tutti ai vostri posti!